Sciopero nazionale unitario dei lavoratori dell'igiene ambientale il 30 maggio. In Toscana si è svolto a Firenze davanti alla sede di Quadrifoglio, azienda che serve 12 comuni della provincia di Firenze. Qui si sono dati appuntamento molti lavoratori che in questo comparto toscano, tra pubblico e privato, conta 6.000 dipendenti. Il contratto collettivo di lavoro è scaduto nel 2013 e deve essere rinnovato, ma le trattative si sono interrotte. È scaduto a dicembre 2013 e non riusciamo a rinnovarlo, non tanto per la parte economica o per quello che viene detto dalle aziende, una discussione o comunque un arretramento sui permessi sindacali. Non viene rinnovato perché comunque noi non accettiamo che non ci siano tutele nei passaggi d'azienda e tutele sugli appalti. Poi su tutto il resto siamo disponibilissimi a trattare, lo abbiamo fatto fino alla fine di aprile. Davanti a una chiusura così però della parte datoriale, noi non rinunciamo a diritti, a tutela, a salute e sicurezza e al nostro posto di lavoro. I sindacati non vogliono che il risparmio ricada sui lavoratori. Certo, perché non è che tutte le riorganizzazioni possono cascare sui lavoratori. 30 mesi senza contratto sono tanti e poi soprattutto i dirigenti invece loro il contratto se lo sono rinnovato. E soprattutto qui un messaggio alla politica. Non è possibile che un amministratore una volta fa il presidente, una volta fa il direttore generale, una volta fa... un'altra cosa, ma sono sempre lo stessi che si gira alla carica e prendono un monte di soldi. Basta con questa situazione, contratto subito, i lavoratori non possono più aspettare. Dopo quello di oggi avete in programma altri due scioperi? Sì, probabilmente non sarà finita qui perché la controparte sta comunque ostile, è una controparte che non ha proposte innovative, rimane ferma sulle proprie posizioni, mentre noi abbiamo una piattaforma completa, ma volevo dire che noi comunque siamo anche attenti alle problematiche dell'utenza e di quanto verrebbe a costare lo spreco che avviene nel nostro settore. Il tema degli appalti è uno dei grattacapi di questo rinnovo del contratto che non viene fatto. Sì, praticamente con la utilità della controparte vorrebbe cancellare tutto d'un colpo l'articolo 6, l'articolo che noi abbiamo voluto con forza per 20 anni. Questo praticamente escluderebbe dalle passaggi di gestione le clausole sociali, il contratto e tutti i diritti acquisiti finora, quindi per noi è inaccettabile questa posizione da parte della controparte. Speriamo solo che con questa manifestazione molto partecipata si riesca a ritornare al tavolo delle trattative facendo un percorso serio per arrivare al rinnovo del contratto.